Carissimi amici di Radio Beat Music, buonasera e benvenuti alla settima puntata di Parliamo di Musica. Stasera proprio iniziamo in compagnia di Mirko de Iberlino. Ciao! Ciao a tutti. Bene, Come stai? Tutto bene? bene, tutto bene. Voi, tutto ok? Tutto ok. Vi va un po' di dirci come è nato il vostro progetto, appunto? Allora, per quanto riguarda questo disco, è stata una lavorazione che è durata ben 8 ore, che in realtà sono poche, dette così. Praticamente siamo entrati in studio di registrazione, abbiamo iniziato a registrare più volte delle sessioni in presa diretta di alcuni brani che un po' avevamo in testa e altri no, che abbiamo proprio elaborato e venire. Quindi è un disco che a tutti gli effetti è quasi suonato dal vivo praticamente, nonostante gli strumenti elettronici che anch'essi sono analogici, quindi non c'è il computer o cose del genere. E avevamo appunto quel desiderio di immortalare, di suonare così come noi suoniamo dal vivo, ecco, immortalare il tutto in un disco, quindi ecco, tenendo comunque queste atmosfere molto no, impulsive, notturne e elettroniche. Appunto, disco che si intitola Hai mai mangiato un uomo? Eh sì, Hai mai mangiato un uovo? È il verso di una delle canzoni che è un po' il sunto di tutto il disco. La canzone di cui parlo si chiama Come andar di notte. È una canzone che è una sorta di brainstorming notturno, no? Sembra quasi una persona che gira con la macchina di notte, inizia ad affidarsi ai suoi pensieri, resta solo con esso e inizia a farsi delle domande e a chiedersi anche delle cose anche abbastanza, non dico assurde, perché probabilmente sono dei pensieri che un po' ci passano in testa tutti quanti, in qualche modo, in qualche altra forma anche. Però ecco, lui inizia un po' ad analizzarsi, analizzarli quasi ad annotarseli, e c'è questa serie di domande che si fa a un certo punto, dice: hai mai colpito un uomo? Hai mai ucciso un uomo? Hai mai mangiato un uomo? Come per dire, mi sei mai chiesto se potresti addirittura in qualche modo o trarne piacere o altro. Chiaramente fa parte, ecco, del personaggio della canzone che si pone tutte queste domande, come dire, tutti quanti dobbiamo incappare in una situazione di violenza o di pensiero violento, ma chiaramente ecco, il disco non incita a questo, è semplicemente un'annotazione di un lungo brainstorming per quanto riguarda questa canzone, un brainstorming E appunto, comunque, quasi tutte le tracce come testo le hai scritto tu. notturno. Sì, tutte tranne una che è Neve. Neve è un testo che ha scritto ecco, mio fratello tempo fa. Serviva in realtà per un documentario e lui mi disse: guarda, perché non provate a musicarlo? L'abbiamo musicato e piano piano stava diventando una sorta di canzone, tant'è che nel disco appunto è stato aggiunto un ritornello per renderla appunto ancora più canzone ed è un testo che parla appunto sia di perdersi, di ritrovarsi, ma ha avuto a che fare anche con la vicenda della tragedia di Rigopiano. Infatti questo, la canzone doveva uscire prima del disco stesso, in questo documentario che stavano lavorando, poi è stato tutto accantonato perché insomma era una situazione molto particolare, si parlava di neve, il testo è stato completato anche dopo la vicenda di Rigopiano, quindi ci sembrava un po' una cosa un po' fuori tatto, ecco, pubblicarla sul momento. E hai mai mangiato un uovo dove si può trovare o acquistare? Hai mai mangiato un uomo? Allora, fisicamente ai nostri concerti, o può essere anche ordinato, insomma, tramite Facebook, tramite anche mail, tutto quanto. È possibile reperirlo comunque su tutti i supporti digitali, quindi anche su Spotify, se proprio non volete comprarvelo, o se no potete trovarlo anche su iTunes, Google Play, Amazon, tutti i server, insomma. Come appunto già stavi facendo riferimento, ci sono le pagine come social per seguirvi come Facebook. Sì, ecco, basta cercare il Berlino sia su Facebook, c'è la pagina ufficiale, su YouTube c'è la pagina ufficiale che è il Berlino Channel, dove troverete anche qualche video degli album precedenti, qualche anche ripresa dal vivo,
ed è anche forse anche un buon modo per vedere se qualcuno fosse interessato, come sia, insomma, evoluta la band, come sia cambiata. Calcolate che siamo partiti da un progetto che prima era un po' rock new wave, poi abbiamo fatto un disco un po' più acustico dove c'era di tutto, cioè didgeridoo, soprani, c'era veramente tanta roba così, una dimensione molto più acustica. E adesso siamo tornati quasi sui passi del primo disco, però in una maniera ancora più scura, ancora più convinta. E allora, in conclusione, che brano scegliereste di far ascoltare i nostri ascoltatori questa sera del vostro disco? Allora, ecco, ne abbiamo parlato. In genere, ecco, le radio stanno passando molto Senti il cielo come me, che è quella più allegra. Data l'orario, però, insomma, dato che comunque con la trasmissione è serale, io proporrei quasi, azzarderei quasi un Come andar di notte, che è proprio il sunto, il succo di tutto il disco, anche come atmosfere. Beh, allora ce l'ascoltiamo proprio subito.